Rieccoci, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento del cocktail musicale Le Interviste. Quest'oggi con noi abbiamo in studio due belle signore. Giusy Fucile, in rappresentanza, anzi la presidente dell'associazione La Fenice Scarlatta, e il direttore artistico che coadiuva con Giusy e con tutto il suo staff. Abbiamo anche chi sta dietro le quinte ogni qualvolta c'è una manifestazione, vero Giusy? Adesso è col telefono in mano che ci sta riprendendo. Diciamo che da tantissimi anni la Fenice Scarlatta si occupa di musica, di spettacoli e tutto quello che è arte. Giusy, com'è nata questa voglia di fare spettacoli, di dare soprattutto la possibilità a tanti giovani talenti di far scoprire il loro lato artistico? Allora, l'associazione nasce all'incirca 8-9 anni fa e a noi piace valorizzare tutti i ragazzi che fanno arte. Infatti io questo dicevo, dai la possibilità. Diamo di noi, sì, noi infatti diciamo sempre che noi non siamo un'agenzia, cerchiamo di fare vetrina, esatto. Di far vedere l'arte, di portarla in giro con noi. Non promettiamo niente a questi ragazzi, però cerchiamo appunto e di valorizzarli, magari non si sa mai, e questa è una... in qualche spettacolo che noi facciamo magari ci sia qualcuno che li possa vedere. E Rita per esempio è qui con me presente, perché noi come associazione cerchiamo di fare un po' tutto. Noi creiamo spettacoli con sfilate moda, concorso per bambini che abbiamo in collaborazione con Radio Blinco Blanco, sì, con Baby Amore. Che infatti per adesso siamo in fase di selezione. E Rita, direttrice artistica, perché noi facciamo anche un altro tipo di concorso che è le Nuove Voci del Mediterraneo. Sì, dove noi abbiamo già intervistato anche negli anni passati i vincitori di questi concorsi. Siete già arrivati alla seconda edizione e si sta lavorando per la terza edizione di questo concorso canoro. Tanto buonasera a tutti. Oh, buonasera. Grazie per una gratuità. C'era anche lei. Anche ciao, io Rita. Sì, io di solito sono un po' più in sordina. Sì, anche tu figlia d'arte. Sì. E va bene. Allora, no, questa collaborazione con Giusy, noi ci conosciamo ormai da qualche annetto, quindi la collaborazione è nata per altre cose. Siccome il mio desiderio era quello di far conoscere, di portare avanti un festival, sì, per delle nuove voci, però non volevo un festival impegnativo, perché sai, purtroppo ci sono i ragazzi o anche i bambini che vengono costretti perché devono arrivare chissà dove. A me non interessa, no, a me interessava soltanto far divertire i ragazzi o i bambini. E la cosa essenziale è quella, aggiungendo la passione per il canto. Quindi ho proposto questa cosa a Giusy, che lei, sì, lei ovviamente ha accettato, ha subito preso al volo la palla al balzo. Sì, ha preso la palla al balzo e devo dire che sono state due edizioni veramente ricche di sorprese. È stata veramente una bella esperienza. Contiamo di ripeterla a breve. Speriamo di farla terza. Infatti. Ci mancherebbe, non c'è due senza tre, si dice. Certo. Poi magari per il quarto ci lavoriamo un po' su ancora, ma intanto pensiamo al terzo. Lavoriamo per la terza edizione. Da qui molta gente hanno intrapreso la strada dell'arte, chi per la moda, chi per il canto, avendo avuto come punto di riferimento i vostri concorsi. Sì, vero. È vero? Sì. Parliamo anche di una Rebecca. Vincitrice. Esatto, Rebecca che è arrivata... Io canto. Sì, a Sanremo Junior. Sanremo Junior. Ok. E lei è stata la vincitrice della prima edizione che abbiamo fatto. E io mi ricordo quell'anno ero in giuria, quando abbiamo sentito sta ragazzina, abbiamo visto, allora ci abbiamo visto giusto. Sì, anche perché lei metteva il suo talento, metteva l'entusiasmo, la mimica, è stata veramente una scoperta. Praticamente ti e tu pensa che Rebecca ha iniziato con me sfilando, facendo il concorso Baby Amore. Da lì poi io ho scoperto che aveva questa dote artistica, l'ho fatta iniziare a cantare così come ospite,
Poi è entrata al concorso e poi ha fatto tutto... Per giocare, sì, giocando, sì, tutto giocando. Per giocare. Allora, c'è una canzone di Franco Fasano, un carissimo amico mio, che si intitola Scherzando, scherzando. E beh, scherzando, scherzando, è arrivata la partecipazione a Sanremo Junior. E naturalmente, come dicevamo prima, anche tantissimi talenti, perché come dicevo... Si è fatto più di un concorso, oltretutto. È arrivata, ne ha vinti tantissimi. Sì, sì, ne ha vinti abbastanza. O perlomeno si è sempre classificata tra i primi tre. E questa è una grande soddisfazione anche per voi. Sì, infatti. Assolutamente. Perché come dicevo io prima e come dico sempre, al contrario di, come dice qualcuno, a Messina non c'è niente. Non è vero niente. Non è vero, scusami se mi permetto. Le partecipazioni ci sono. No, abbiamo tanti talenti. Nascosti. Anzi, ti dirò di più, l'ultima edizione che abbiamo fatto è venuta Rebecca, ti ricordi che non stava bene? Ha voluto partecipare lo stesso. Per l'amore, per la musica. E lei partiva, dopo un paio di giorni, partiva a Sanremo Junior. Sì, mi ricordo, era... Sì, è venuta, stava male, aveva un po' di influenza. Sì, mi ricordo. E se non vado errato, ero anch'io in giuria insieme a... Esatto. Allora, parliamo un po' adesso dei progetti futuri. Abbiamo detto che stiamo lavorando alla terza edizione. Allora, progetti futuri. A breve, il giorno 27, avremo un'altra selezione. Luglio. 27 luglio. Okay. Avremo un'altra selezione di Baby Amore. Sì. Dove? La faremo all'Arderia Inferiore. In piazza. Ok. Giorno 20 noi appoggeremo l'evento di Natale Monao. Sì. E saremo al Giardino Corallo. Come si intitola questo evento? Il mio massimo. Il mio massimo. Noi come associazione appoggiamo lei. Ma di chi? Il mio massimo di chi? Il mio massimo. Di Natale Monao. Di Natale Monao. Io sono presente. Il suo massimo. Il suo massimo. Il mio massimo. Ma comunque... Anzi, prendiamo la palla in balzo, pubblicizziamo un pochino, che l'evento, vi aspettiamo. Ci mancherebbe, sì. Che è un evento musicale, una band musicale. La tribute band dedicata proprio a tutta la musica di Massimo Ranieri. Di Massimo, ma lui... È altro, esatto. Ma non è la prima volta che lui si esibisce con... No, è già la terza volta, già il terzo spettacolo, però siamo arrivati al Giardino Corallo e contiamo su numerose presenze, dai, forza. Ovviamente certo. Ci farete compagnia? Sicuramente. No, stavo pensando che tra l'altro Natale Munao è un veterano della musica, della radio, musicalmente parlando, dove c'è spettacolo, dove c'è musica c'è Natale. Esatto. Soprattutto in questo ultimo periodo, vero? Rida. Guarda, io rido. Natale, almeno per me come associazione, è stato sempre il mio presentatore. Sempre. Il presentatore ufficiale. Il presentatore ufficiale della Fenice Scarlatta è Natale. Ma ormai è il presentatore ufficiale ovunque. Anche ora io, guarda, da un annetto a questa parte mi sono lanciata a organizzare qualche evento. Ovviamente ce l'ho in casa, mi porto il mio presentatore. Mi sembra divertente. Anzi, ne colgo l'occasione per dire che ho coinvolto anche mio figlio, che era presente all'ultima edizione delle Nuove Voci del Mediterraneo. Sì, ho sentito anche cantare, lui anche canticchia, lui. Adesso si sta spostando sui musical, sta facendo un po' pure lui. Si sta sbilanciando. Un programma a conduzione familiare facciamo. Dobbiamo invitare anche Francesco, certo. Il tuo cognatino. Che anche tra l'altro lui. Per lui facciamo proprio l'angoletto adatto. Vabbè, allora la famiglia Munao si allarga musicalmente parlando. Esatto. Allora una trasmissione a conduzione familiare. Esatto. Ti sto dando l'input, Giusy. Dimmi, in che senso? Di organizzare uno spettacolo per la famiglia Munao. Certo. Ma già ce l'ho sempre con me. No. Ti manca un pezzo. Ti manca Francesco. Francesco sarebbe il fratello di Natale. Ok, Francesco quello che sta su. Esatto. Il cugino. Ok, come il cugino di campagna. Esatto. Ok. Esatto. Ho capito. Il cugino. Ci dobbiamo organizzare la parte dei cugini. No, perché poi sembra una stupidaggine, magari io dico faccio l'evento per la famiglia Munao. Tutti dicono ha una vita. No, ma è grandita. È una vita. E grandiamo Giuseppe. Munao Family. Ecco. And Company. Facciamo uno spettacolo solo tutto nostro. Uno canta, lui fa Ranieri. Allora, abbiamo pensato di fare così. Guarda, lui fa Ranieri. Io mi sto lanciando sui Mattia Bazar, mio cognato fa i cugini. Aspetta. Usaremo Munao in pratica. No,
hai lasciato Annalisa? Allora, Annalisa è nata per caso, ti spiego okay. Com'è nata Annalisa. L'anno scorso, vabbè lo posso dire, tanto non ci sono problemi, la maestra Paola Oteri non ci segue nessuno, vabbè no, sei anche, ma meglio per lei, insomma, pubblicità. Siamo soli. Ha fatto il saggio di danza e mi ha invitata. Poi però che cosa è successo? Siccome le sue ballerine ballavano Annalisa, ha detto la posso cantare? Sì, e quindi da quel momento io sono diventata la signorina Mon Amour. Visto. Ecco perché poi è nata la vicenda di Annalisa. Poi c'è stato il nuovo pezzo, ma fa anche quello, via. Vabbè, dai. Però io sono innamorata dei Madia Bazar. Questa è la mia predisposizione. Allora torni al... Torno al vecchio stile. Al vecchio stile. Sì. Va bene, stiamo quasi per giungere... abbiamo parlato di questi eventi che ci saranno, anche... diciamo con il mio staff dietro. Uno staff non indifferente. Familiare. Vai, qualche ognuno. Torniamo anche tu a conduzione. Cioè, secondo me l'associazione, appunto, la Fenice Scarlatta dura perché siamo tutto in famiglia. Anche noi lo aspettiamo. Lo staff è tutto in famiglia. Ok, allora. Giovanni De Luca, la famiglia De Luca però. Ah, ok. Famiglia De Luca, fotografa De Luca. Marito De Luca. Noi abbiamo gli artisti Munao, la famiglia. Mia cognata, comunque no, anche delle ragazze che ci conosciamo da una vita, che ci aiutano come staff. E infatti ti stavo dicendo e volevo dirti questo, famiglia De Luca, Fucile, la Fenice Scarlatta, per chi non appartiene alla famiglia De Luca, fa parte della famiglia della la Fenice Scarlatta, perché è diventata una famiglia. Sì. Perché si va e la cosa positiva pure è chi collabora con noi. Sono anche i bambini, le modelle, le ragazze, tutti si sentono in famiglia. La cosa bella è questa. Sei stata adottata. Sono stata adottata. Scusa, cos'hai fatto? Vorrei farmi adottare anch'io. Ho cantato e basta. Ah, no, dici, ma senza soldi. No, ho cantato e basta, però. Insomma. No, vabbè, ma ci sarai là. No, ma noi adottiamo tutti. Vorrei l'assegno unico, capito? Ah, è tutta una scusa. E per lui niente. Ah, io volevo farmi adottare. Vuoi essere adottato? Certo. Così aumentiamo i profitti dell'Inps. Va bene, dai. Allora, ci vedremo in giro quest'estate. Sì, per sì. Abbiamo detto la prossima edizione del Baby Amore. Baby Amore il 27 luglio. Ma 27 ci vediamo giorno luglio. 20, siamo tutti insieme, anche lì. Ah, il 20 siamo lì pure. Siamo insieme. E noi eravamo andati già il 27. Perciò 20 Giardino Corallo. Giardino con Corallo. Il mio Massimo. Il 27 luglio. Ma scusa, l'arterio. Il tuo non è Natale. Eh no, ma cambiato. Per l'occasione si chiama. Allora, Massimo. Intanto parliamo per di luglio. Facciamoci luglio. Facciamoci 20, luglio. 27. 20, stavo guardando io, ecco. Il 20, ok. Il 20. Ci devo essere. Ci sei, sia 20 che 27. Ci devi essere. Ci devo essere, ci devo essere. No, non è un invito. Ah, è un obbligo. Sì, esatto. Che fai parte della famiglia. Puoi fare parte della famiglia. Vuoi fare parte della famiglia. Ok, la famiglia si riunisce il giorno 20, come okay. Le sì, feste ci riuniamo comandate. Il giorno 20 e poi ci riuniamo il 27. Il 27. Il 27. No, la settimana dopo. Poi programmiamo sì. Sabato. Ah, perfetto. Non prendere impegni. No, ci mancherebbe. Adesso mi disimpegno dagli impegni che ho già. Mi disimpegno. Comunque è stato un vero piacere avervi qui in studio con noi. Grazie, anche noi. A voi. Grazie. Voglio strapparvi la promessa. Prossimo evento. Qualunque esso sia, dovete prima passare da noi. A pubblicizzare il nostro evento e vi aspettiamo sempre a braccia aperte ogni qualvolta abbiate qualcosa da dire, che così scambiare due chiacchiere con me con il cocktail musicale, siete sempre le benvenute e naturalmente grazie. Tutta la famiglia la Fenice Scarlatta, grazie. Io non aggiungo altro, abbiamo già detto tutto, abbiamo parlato un po' del passato, del presente e del futuro. Grazie a voi e vi aspetto alla prossima occasione. Grazie a voi. Termina qui il cocktail musicale delle interviste, ringraziamo Giusy e Rita in rappresentanza della la Fenice Scarlatta, ma abbiamo al di là del vetro, abbiamo un altro componente, noi lo salutiamo. Ciao Giovanni, ciao, ci sta salutando.
Grazie a tutti, alla prossima, al prossimo appuntamento del cocktail musicale, le interviste. Grazie anche a Dance TV.